Ciao, sono Massimo Varini e in questo video vi voglio parlare della Mia 018 Catway, anzi dovrei dire della più Mia 018 Catway, poiché abbiamo aggiunto quel più per contraddistinguere la nuova serie Mia da quelle precedenti. Ho realizzato un video per la Mia D, Dreadnought, in cui all'inizio illustro le piccole grandi modificazioni che la serie Mia ha subito nell'arco degli anni. Se vi interessa guardate quello dopo aver magari visto questo. Voglio andare subito invece alle caratteristiche di questo strumento per poi farvi sentire anche il suono. Allora, partiamo dai legni. Top in cedro massello, quindi viene chiamato Solid Selector Cedar Top Grade A, quindi è un legno selezionato massello. Fasce fondo sono in palissandro, ecco la prima grande differenza con la vecchia Mia che era mogano, e il manico è in mogano e la tastiera è in palissandro. Partiamo ora dalla paletta a vedere tutte le varie caratteristiche. Qui sulla paletta abbiamo messo, viene chiamato headstock veneer, è una strisciolina di palissandro, così come fasce e fondo, dove viene poi messo il logo. Sul retro della paletta abbiamo le meccaniche, che sono tutte in metallo pressofuso, quindi sono da vedere come la vecchia Mia, ma sono tutte in metallo, marchiate eco. Il manico è in mogano, la tastiera è in palissandro. Importante notare che il NAT è 43 e nonostante la chitarra sia una forma 018, quella che noi chiamiamo 018, ma che altri brand chiamano magari OM o cose del genere, abbiamo la scala lunga, quindi 650 mm. Si vede che qui non c'è più il mio omino tipico della serie Mia, ma è arrivata la M, perché appunto ho rivisto tutta la serie, ma vi rimando di nuovo al video della Mia D. Non abbiamo i dot, ma li abbiamo laterali. I binding sono tutti in maple, quindi in acero, sia quelli della tastiera che quelli del corpo. Quelli del corpo hanno un leggero radius, sono tutti arrotondati, in questo modo quando si indossa, chiamiamo così, la chitarra, non abbiamo mai nessuno spigolo che colpisca i nostri arti. Abbiamo poi il ponte che è in palissandro, così come la tastiera finisce in tutte le nuove chitarre della serie della Eco, segue la rotondità della buca. Abbiamo la rosetta nuova della Mia, che ha questo, che mi piace chiamarlo, ghirigori, che richiama le curvature del ponte e le curvature della paletta. E che altro? Il cutaway è molto liscio. Vedete che abbiamo messo anche qui il binding, sempre in acero. Abbiamo un low profile, qui non abbiamo l'attacco alla spagnola, ma è molto arrotondato. Peraltro anche qui c'è un veneer, quindi è sul neck heel, viene chiamato così il tacco. Quindi è molto facile arrivare alla parte più acuta della tastiera. Ok, non c'è nessun gradino qua, ok? Assolutamente. E il cutaway è, come per la Mia D cutaway e come nella serie Next e Duo, abbiamo lo straight cutaway tipico della Echo degli anni 60. Abbiamo quindi un piezo elettrico e un microfono a condensatore integrati in un unico EQ. Questa volta è sempre marchiato Fishman, ma anche marchiato Echo, per una joint che c'è stata, appunto una joint venture tra Echo e Fishman. Abbiamo il piezo elettrico che ha anche i controlli di tono, il mic blend per miscelare un microfono condensatore che è qui dentro, ok, dove c'è il vano batteria facilmente accessibile. Abbiamo il tuner che ci permette di mettere in mute la chitarra mentre accordiamo, un notch che vi farò sentire cosa serve e un phase per l'inversione di fase. Sentiamo come funziona questo EQ. In questo momento è in mute, rientra soltanto una parte dal mio microfono. Quando tolgo la funzione tuner, ecco che torna. In questo caso abbiamo soltanto il piezo. Vado a mettere soltanto il microfono, che ripeto è qui dentro, ed ecco che tutta la chitarra diventa microfonica. Bisogna stare attenti perché ovviamente le problematiche di feedback aumentano, quindi quando si usano questi tipi di amplificazione è obbligatorio dal vivo usare il tappo. E come potete vedere ho spostato questo equalizzatore, che qui era nelle precedenti versioni, l'ho messo qui perché mi sembra che il microfono in questa posizione prenda più bassi e sia meno sensibile al feedback. Gli utilizzatori della Mia, che già lo usano, i professionisti, mi hanno dato dei feedback molto positivi su questa posizione. Il suono è più rotondo, anche le problematiche di fase con il piezo sono migliori, quindi è stata una scelta corretta. Quindi questo è soltanto il mic. Questo è soltanto il piezo. Il blend tra i due ci permette di trovare il suono che ci possa interessare. Io mi permetto sempre di consigliare di dare un pochino di bassi, togliere gli acuti al piezo,
cioè il piezo, invece che lasciarli questi acuti così duri, lo si va ad attenuare un po' e si vanno a prendere gli acuti dal microfono. Ok, questo fa sì che il suono sia più morbido. E si ha la chitarra che suona tutta. Ok, ripeto, questo microfono non sta prendendo niente, è l'unico che c'è. Ok, bene. Il tuner appunto fa il mute, il phase serve per invertire la fase, quindi quando un suono dovesse entrare arrivando dalla spia o dall'impianto attraverso la buca e fare un feedback, invertire di colpo la fase può aiutare a troncare il feedback. Il notch invece è un equalizzatore molto stretto, quindi vuol dire che ha un'ampiezza di gamma molto piccola e fa tipo meno 40 dB, ci permette di trovare la frequenza che innesca e toglierla. Sentite? Sentite che questo, quando parte un feedback, non bisogna stopparlo, ma andare a cercare con l'equalizzatore dov'è il punto, lo si toglie e poi eventualmente si inverte anche la fase. Bene, allora, questa è la mia 018 Kato e sentiamo un po' di suoni.